Benvenuti sul canale di Gamercode, qui è King Evolution 61 ed iniziamo una nuova avventura in Immortals Fenyx Rising. Andiamo con nuova partita. Sì, io l'ho soltanto provicchiato un attimo. Andiamo con normale. Mi sembra giusto. Saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra, zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Colpa tua, tu sei una vittima, come tutti i mortali, creati dalle mani degli sciocchi, riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi dèi! Questa qua ha ucciso sei bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano. Ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Mi sei mancato molto, Prometeo, il mio cugino prediletto. Mi hai incatenato a questa roccia e un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani, i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Avanti. Colpiscimi. Non posso! Ha preso il mio fulmine! Ha preso tutto! Anche gli altri dei sono scomparsi! Guarda i mortali! Ormai è fatta! Quei malefici, stupidi scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra! Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale! Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia! E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Fenyx sia la mia redenzione! No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma,
La nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche... Aspetta, non dirmi che... Ok, allora, creiamo il nostro protagonista, anzi, la nostra protagonista. Capelli come... Sì. Magari la facciamo bionda. Viso come... Un viso che posso... Beh, lo sai. Una meraviglia. E penso che può anche andare. Sì. Buttiamoci. Eccola, la vedo chiara come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi, sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene... Dovrai segnarmelo. Trascinata su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Che brutto risveglio. Da qui forse dovrei arrampicarmi lassù. Vabbè, mo ci proviamo. Ok, quella è la cura e quella è la resistenza. Benissimo. Ce la fa? Sì. Ah, ce la facciamo pure al primo colpo. Benissimo. Salve. Ah, si sono leggermente pietrificati. Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre la chiamavano e la salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te. Reggi il mio scudo e non farlo cadere stavolta. Tu non c'eri lì. Lasciali stare, sono solo invidiosi. Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo. Locago, Locago, riesci a sentirmi? Sei diventato freddo. Ma quale magia è questa? Ligirone, dove sei, fratello? Sperduta e disarmata, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calma, ricordare il mio addestramento. Ok. Alla bussa, perfetto. Dobbiamo andare sempre dritti. La spada di mio fratello! No! Beh, almeno raccattiamo la prima arma. Girone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro.
Phoenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cos'ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. Phoenix alzò lo sguardo. Non era sola. Per gli dei! Indietro! Preparò la spada per il suo primo vero combattimento. Ok. Perfetto. Uno se n'è andato. Andiamo con il secondo. Phoenix sentì i frutti del suo addestramento. Oh, addirittura abbiamo rotto gli alberi. Perfetto. Vabbè, l'avevamo già fatto prima. Una bella schivata. Ok. Osservare la zona. Perfetto. Scaliamo la statua. C'è niente qua da raccattare? Mi sa di no. Hai scoperto messaggero degli dei. Perfetto. Forse potevamo andare dall'altra parte, però. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiata dalle sfide, completamente sola, questa giovane eroina era determinata a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Già ragione, scusa. C'ha ragione. Vai, vai. Saliamo un altro Hermes, po'. Mio vecchio amico. È un onore conoscerti di persona finalmente. Ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. Così poco ci carica? Dai che ce la facciamo. Ok. Siamo arrivati in cima. Recuperiamo i funghetti blu. Recuperiamo sta cosa. Cos'è? Ah, l'ambrosia. Cos'è? Profuma di miele e di primavera e del mio primo bacio. Tutto in una volta. Phoenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore, tanto non può usarla. Aspetta. Per ora. Ok. Questo funzione. Il destino di Phoenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! Arrivo! Arriva una parola grossa, con calma. Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Dicevo, le statue forse funzionano un po' come le torri di Assassin's Creed. Dai che già facciamo. Ok. Ah, quindi qui rintraccio tutte le tutti i punti importanti della mappa. Ok, quindi noi dovremmo andare lì. Qualche altra cosa? Ok. Una cripta.
un'altra cripta. Una sfida. Vabbè, andiamo avanti. E l'ho fatto. Ah, forse qui non abbiamo... Dai che ce la fai. Ok, quindi dobbiamo andare là. Ah, ed ecco che ci ha sbloccato la mappa. Sì, sì, seguiamo questa missione. Come faccio a scendere? Lo stagno. Salto della fede? Sì. Non proprio con classe. A ogni passo Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada? Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha... guardato nei tuoi occhi, ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi ha dato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Ok. Continuiamo la nostra avventura. Tra fuoco e persone tramutate in statue. Ma chi vi ha fatto questo? Prometeo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Adesso sì che Occhio. Ci siamo. Vediamo la parata se funziona bene. Dai, attaccate. Sì, ci dobbiamo un po' abituare. Vabbè, se tanto manca poco. Attacca. Ok. Perfetto. Adamantini, il metallo degli dei, persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Phoenix, come se volessero essere... A differenza della carne mortale, che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi... Questo è il senso della poesia? Dai... Togliamoci questo e togliamoci questo. Ok, per ora sono molto fattibili gli scontri. Vai qua sopra così ci ricarichiamo un poco. Cos'è sta cosa che mi luccica? Ah, altra ambrosia. Perfetto. Andiamo sul punto indicato sulla mappa a salvare quel giovinotto che stava scorrazzando assieme al grifone. Ehi! Mi senti lì dentro? Arrivo! Oh, un'altra arma. Ho trovato la tua ascia! Phoenix si avvicinò all'ascia, sentendo che la chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Phoenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Nessuno? Ci abbiamo provato. Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone, disse il ciclope al marinaio. Va bene, mo vediamo. Eccoci. Bene, ecco la fine di Phoenix. Ma come? Tutto Zeus fa. Okay. E ora a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Una narrazione passabile, ma a volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito.
Ma non è finito. Ok. La nostra avventura non è finita, anzi è appena iniziata, con dolori abnormi e atroci dalla nostra protagonista. Ok, dobbiamo andare lì. Che cos'è questo posto? Ingresso in passaggio nella pista. Che cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro. Ciao. Dov'è atterrata Phoenix esattamente? Nel Tartaro, l'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone. Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Lo sai tu, lo so io, dillo. Phoenix era nel totale dubbio. Ti odio. Ma non sei incuriosito? No. Vai avanti. Aha. Anche a Zeus sta piacendo ora la storiella. Bene. Ok. Molto d'impatto questa scenografia. Andiamo. Oh. Non capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Da qua. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! Lascia fare, se noi accettiamo la sfida e la vinciamo pure. Ce la fa? Grandissima. Là si vedono delle ali in lontananza. Olè. Andiamo ad aprire prima il forziere, non si sa mai. Ah, tante belle cose. Per una protezione di salute. Va bene. Apriamo qua. Attiviamo qua. Ok. 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 E ora se noi riattiviamo questa. Perfetto. Olè. Dai che ce la fa. Dai che ce la fa. Mamma mia fortuna. Cos'è? Ali. Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Funzionano, funzionano, lascia fare. Ci fidiamo, ci fidiamo. Allora. Dica. Doppio salto. Wow! Bene. Funzionano davvero. Più o meno. Ok. Lascia. Eccola qua. Lascia di Atalanta. La più letale delle cacciatrici. La più rapida delle eroine caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata. Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Con che leggiadria noi mettiamo dietro la schiena l'ascia, che è grande quanto noi praticamente. Vai, con cattiveria. Se state tutti insieme mi fate pure un mezzo favore così, eh. Ok. No. Giovane, non fare così. Piano. Ah, se... se schiviamo a tempo abbiamo pure un momento in cui si rallenta il tempo. Bene. Vai con cattiveria. Ok. Olè. Sei ancora in piedi? Percepisco dell'altro in te. Che siamo così semplici da uccidere noi. Eh no. Io mi guardo sempre intorno. Se magari c'è uno scrigno o una via. Uno dei miei fulmini! Nascosto da Tifone. È finita! Phoenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! Oh, davvero? Chiedo scusa, io come faccio ad arrivare lì? Non penso che ce la fa. C'è per caso una leva? Ce la fa? Eh no, te l'ho detto che non ce la fa.
Allora, rifacciamo questa parte. Mi sarò perso sicuramente qualcosa lì. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Non c'è niente. Ah, c'è il barbatrucco. Beh, forse devo rimanere qui fin quando non si avvicina del tutto. Già, già. Ok, eccolo. Potevate mettere un cartello, un qualcosa. Perfetto. Perfetto. Olè. Prendi, prendi. Una riproduzione del fulmine di Zeus. Assurdo. Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. Ma che mi succede? Tanti saluti, mortale. E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere. Eppure, è solo l'inizio. Zeus invidioso, eh? E se ne va. Dopo essere finita negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuta, Phoenix riemerse vittoriosa. Per ora? Quello sconosciuto che stavo inseguendo, che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Phoenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Phoenix. Che cosa inutile! Oh, forse sono maledette? Allora, andiamo avanti verso il ponte semidistrutto. Ma possiamo correre? Ok, detto fatto. Perfetto. Va bene, non arriviamo proprio al limite della stamina. Eccoci qui. Dai. Allora. Vabbè, fino a qua. Perfetto. Quasi quasi mi prendo qualche altro metro. Olè, ci abbiamo fatta. Dai un altro sprint. Sto arrivando. Resisti. Sì, però mi raccomando, non... con calma. Se solo Ligirone fosse qui. È lui l'eroe, non io. Che cosa posso fare? Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia? Cinghiale? Cinghiale? Stai calmo? No? Ah, quindi posso fare anche l'attacco furtivo. Va bene. No? Aia. Aspetta. No? Benissimo. Grande. Vieni qua. Dai che uccido anche te. Mischiamo un po' le armi. Perfetto. E se ne va. Perfetto. Qui sopra. Ok. Dove? Qui? Ok. Ah, c'è pure qua vicino un'altra cosa. Un forziere. Sal. Una gorgone. Allora esistono. Eh già. Brutta come la fame pure. Cos'è quel luccichio? Salute. Magari se la colgo di sorpresa. Magari, mo. Allora,
Cerchio, abbassiamoci. Furtività. Quindi nell'erba non ci vede nessuno. Vediamo. Attacco furtivo. Olè, mentre stava ruttando. No. Aia. E ridi, ridi. Dai, dai, dai. Piano, grande così. Vai. Vai, un'altra buca. Vai, vai. Dai che è morta. Perfetto. Ah, equipaggiamento. Quei parabraccia. Li ho visti nei dipinti. Impossibile. Ah, eppure erano loro. Eracle, il più forte dei mortali, lo sterminatore di mostri, aveva sfidato Hera e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Phoenix. Che colpo di fortuna. Eh già, eccolo. Ehi voi! Fermi! Prendetevela con qualcuno che è armato! Ma siamo sicuri di ciò? Abbiamo pure perso l'effetto sorpresa. Ah, ecco. Comunque, prima di andare lì... E così, Phoenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle... Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello! ...che si dovrebbe pronunciare. Sembra una bella fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Ecco qua, avevo visto una cosa di interessante. Olè! Perfetto. Che... Ah. Per gli dei, mi sento come se potessi sollevare una montagna. Ah, se solo quei parabraccia potessero spostare questa. Perade, voi due, prendetevi una stanza. Allora, visto che abbiamo un nuovo potere, e qua stanno tre sassi, vediamo, ce la facciamo. Lancia. Vediamo se già faccio. La. Buono. Aspetta un attimo. Se prendiamo la schifetta gorgone. Così vediamo a intuito. Ehi, lunghi. Aspetta. Vediamo con l'ultimo tentativo se la facciamo. No, non ti muovere troppo, sennò... La. Preso, preso. Perfetto. Allora. Facciamo un attacco dall'alto? Sì, volendo, sì, sì. Ah. Dai. Un attimo, venite uno alla volta e vi elimino tutti. Perfetto. Olè. Grande. Prendiamoci funghi blu per la stamina. E quelli rossi. Le mele grane rosse per la salute. Dove dovremmo andare noi? Di qua? Lì su? Ah no, forse lì giù. Vediamo. Ok. Qui dentro così pare. Come faccio ad entrare? Un attimo. Va bene. Lascia. Perfetto. Dove sta l'altro? Ok. Benissimo. Lascia. Ce la fa? Perfetto. Andiamo verso nuove avventure. In quella cripta. Ti salverò! Lo prometto! Non promettere cose a caso, cioè non siamo sicurissimi, eh. Ah, questa volta scendiamo con stile.
Benissimo. Quindi fammi capire bene. Invece di andare al tempio di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto? Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto, ma senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oh sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Buono. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops. Io mi fermo per non perdere eventuali parti parlate che possono darci info in più sulla lore del gioco. L1 è triangolo. Ok. Butta. Perfetto. Anche questa è fatta. Qui non c'è niente da prendere. No. Andiamo qua. Piano. Non andiamo troppo lunghi nei salti. Che c'è? Buttiamo così? No. No, non andava fatto così. Scusi. Vieni qui. Così? Così, sì. Benissimo. Ok. Non c'è niente da scoprire. Allora, questo lo dobbiamo buttare lì? Eh sì, l'abbiamo già sperimentato il lancio. Perfetto. Già che sto, vediamo se riusciamo pure lì in lontananza a farlo. Vediamo. Là. Di rimbalzo, però ci siamo riusciti. Ok. Da qui ci sta qualcosa? No. Mi sa di no. Andiamo dritti. Giusto, qua non c'è niente. No. Ok. Ok. Il simbolo di Itaca. Odisseo. Prendiamo l'arco. Solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Mostrati! Lascia fare, noi siamo i fratelli buoni di Robin Hood. Anzi, le sorelle buone di Robin Hood. Lascia fare. Allora, sì. Tiro rapido. Vabbè, l'abbiamo comunque mirato. Perfetto. Perfetto. Che ci dà? Ah, in movimento pure. Un attimo. Olè. Vediamo questo se lo pigliamo. Due dei bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il terzo avrebbe richiesto l'abilità di un arciere provetto. Con R1. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi, lo sai. Detto da un dio che pensa che una settimana sia sufficiente per una relazione a lungo termine. Allora, ci proviamo. Ah, questa è come la freccia telecomandata di Odyssey, se non erro. Perfetto. Ma tieni quella mano ferma, piccolina, e potresti sopravvivere. Ah, da qua si prende qualcosa? Ah. Vediamo con il tiro ad effetto. Aspetta, aspetta. Perfetto. Apri, apri. Ah, con leggiadria diamo gli schiaffetti sul forziere. Perfetto. Andiamo avanti.
Ok, vai. Ultimo salto, perfetto. C'è niente qua da... No. Attiva, attiva. Tacchete. Ok, quindi questo lo buttiamo qua sopra. Questo lo buttiamo qua sopra. E abbiamo fatto. Ok. Perfetto. Prendiamo anche la seconda. Secondo fulmine di Zeus. Con leggiadria e cosa plastica. Per un attimo diventiamo Super Saiyan. Olè. Perfetto. Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, Phoenix era pronta ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Tutto qui? È questo quello che ha da offrire? Cioè, buona fortuna! Ma Zeus proprio non crede nelle nostre potenzialità. Allora, prendiamo questo qua. Sono quasi all'oracolo. Il desiderio di salvare i compagni e il fratello. Annaggia. Non volevo perdere il dialogo. Troppo facile. Vabbè, partiamo. Siamo morti così? Sì, siamo morti così. Allora. Per non fare il video troppo lungo, io mi fermo qui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like e condividetelo, anche perché così ci fate vedere se ne volete altri. Vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!